Ma porca pozzola, ma che cavolo succede? Mi sto sulle palle sto address book? Ma è successo, eh? Ma è la seconda volta che apro address book e vuoto. Tutte le mie email, tutti i contatti completamente vuoto. Ma allora ti devo spaccare la faccia, porca pozzola. Vabbè che l'ultima volta invece, adesso che lo so, l'ultima volta invece, mentre sincronizzavo l'iPhone, ho detto sì, tutti, sì, tutti. Me l'ha cancellato anche dall'iPhone. Stavolta l'ho visto, l'ho notato. Ma perché lo cancella? Questa è la domanda che rivolgo al gentile pubblico. Ma perché? Cioè, adesso, no? Volevo aggiungere altre cose. Sono venuto ad Xbox vuoto, nessun contatto. Adesso vabbè, l'ho sincronizzato con l'iPhone. L'iPhone ha detto cancellare tutto anche sull'iPhone. Gli ho detto no. E allora lui dall'iPhone me l'ha ributtato dentro nel computer. Ma perché fa così? Ma perché? Ma perché fai così? Dimmelo! Dimmelo! Stronzo! Per stavolta è andata bene. Ci ho ritrovato tutti i miei contatti. Però così non va. Stevie, oggi? Oggi, mi raccomando. Non fai stronzate, eh? Guarda che ti guardo. Allora, posto, volevo dire questo. Quindi state attenti quando sincronizzate il vostro iPod. Quale? Devo andare via stamattina prima. C'è un rompiscatole che deve venire alle 9. Ho salutato tutti? Fa vedere se ci sono degli altri saluti che devo fare, che non so. Ah, volevo dire che c'era uno, ci sono due, Michele, l'intenditore, no, non mi ricordo il nome, non ce la dice, che ha comprato l'iPhone dall'Italia, penso che si è fatto spedire, non lo so come, adesso dice che lo devono sbloccare. Dai, fate un video, voglio vederlo sbloccare. Perché a me l'iPhone piace, sono contentissimo, ma è AT&T che non mi piace. Pensa a te che, non so se l'avete letto la notizia, che c'era uno che è andato e lui è americano, è andato in Inghilterra così, e non aveva settato, non aveva fatto nessun contratto per il roaming, e allora lui magari non telefonava, però usava solo internet, dopo 2 settimane 3.000 dollari la bolletta, perché il roaming dell'internet, anche quello costa, io pensavo, oh, poco, cioè, costa. E poi, cioè, se io voglio fare l'internet, se io, infatti io volevo venire in Italia, sfoggiarlo con tutti i miei amici, guardami, guardo le mail, guarda qui, guarda là. E invece sono cagato perché costa un sacco, se voglio fare l'abbonamento, che dopo spendo poco, costa 30 dollari in più al mese. Ma vaffanculo, 30 dollari in più al mese. E se voglio chiamare mia mamma, costa 1,25 dollari al minuto. Oppure devo fare un altro abbonamento, altri 6 dollari al mese, sì. E vedi, AT&T mi sta un po' sulle palle. Cioè, non mi piace. Mi piace, bello. Però, e poi la cosa che non mi piace di AT&T è che non mi è ancora arrivata la prima bolletta. Mi arriveranno 3 bollette tutte insieme, 600 dollari a pagare. Non lo so. Cioè, io guardo qua nel sito, tutto zero. Non c'è niente, non mi dice niente. Non mi dice quanto devo spendere. Vabbè, si sa, la prima bolletta sarà 150 dollari. L'ho letto in giro. Però dimmi qualcosa, non mi dice niente. Ancora proprio. Non lo so. Non lo so. Allora niente. Comunque, quella lì dell'address book, rubrica telefonica, non mi era mai successo prima dell'iPhone. Da quando c'ho l'iPhone, mi è successo già 2 volte. La prima volta disastro, no? Poi io ho registrato, fotografato tutti i miei amici con la foto bella, tutti belli nella rubrica, cancellato tutto. Non avevo neanche il backup. Avevo un backup, ma vecchio, tutto brutto, tutto incasinato. Perché io poi avevo Palm Pilot, che tra l'altro il Palm Pilot non so se li hanno aggiornati, ma hanno dei software di merda. Sembra di usare il System 9. Dai, allora avevo tutta la rubrica lì. Quando l'ho combinata con l'address book ha fatto un gran casino. Allora,
L'avevo messa a posto tutto, avevo tutti questi caratteri strani che mi faceva. Poi era un gioiello. Poi un bel giorno ha cancellato tutto. Adesso l'ho rifatto tutto il gioiello senza foto e l'ho fatto un bel backup. Ogni mezz'ora faccio un backup adesso. E basta. Allora, ciao a tutti. Ah!